Donini, partiamo da lei, parliamo dal progetto dei comuni della Val Samoggia, perché qui alla fine il sindaco ha fatto vedere quella poltrona che sapeva un po' di re, no? Però effettivamente resta un solo sindaco, restano 5 assessori, se ricordo bene, rispetto ai 23 attuali, se ho capito bene i numeri. Ecco, però poi bisogna convincere le persone, perché comunque sappiamo che esiste un attaccamento al proprio comune, al proprio vessillo, no? Le proprie tradizioni. Come pensa di riuscirci, Donini, visto che il PD ha sposato questo progetto dalla prima ora? Sì, noi incoraggiamo e sosteniamo il lavoro che stanno facendo tutti i nostri sindaci del territorio e in particolare nel corso della prossima campagna referendaria, perché si voterà per il referendum sulla Val Samoggia credo a fine novembre, inizio dicembre, sosteniamo le ragioni del sì, cioè le ragioni della fusione di questi comuni. Vale la pena di ricordare che questa è la prima vera riforma istituzionale che c'è in Italia da un po' di tempo a questa parte e nasce, guarda caso, a Bologna e dal basso. Quindi credo che dobbiamo essere anche orgogliosi di questo lavoro. In una situazione del genere verranno superati quasi il 10% dei comuni della provincia di Bologna e nascerà il quarto comune con popolazione demografica più grande. Ma credo che noi interpreteremo bene questa sfida se rinegoziassimo un patto tra pubblica amministrazione e cittadini, perché oggi quasi tutti i comuni, soprattutto quelli medio-piccoli, hanno davanti a loro una strada praticamente obbligata, la razionalizzazione dei servizi, che molto spesso è riduzione dei servizi, oppure l'inasprimento tributario e fiscale, e io lo voglio dire da sinistra. Noi spesso abbiamo parlato di salvare il welfare, di salvare i servizi alla persona e questa è la nostra priorità assoluta, ma dobbiamo porci anche l'obiettivo di abbassare la pressione tributaria, perché è davvero enorme a carico dei cittadini, delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Anche da sinistra dobbiamo farlo, certo non come ha fatto Tremonti, cioè cancellando l'ICI sulla prima casa ai più ricchi, rendendo poi un buco enorme sul bilancio dello Stato che ancora oggi dobbiamo ripianare, ma facendo delle riforme, accorpando l'amministrazione, semplificando le procedure e facendo sì che laddove ci sono state delle esperienze di unione dei comuni, di gestioni associate, di servizi e di funzioni, possono davvero realizzarsi questi progetti. Noi dobbiamo spiegare così la fusione dei comuni e cittadini. Non è un referendum pro o contro il PD, non è un referendum istituzionale, è una rinegoziazione del patto tra cittadini e pubblica amministrazione. E guarda caso, quando noi abbandoniamo il terreno della retorica, del populismo, della demagogia e cominciamo a rimboccarci le maniche per fare le riforme, dalla parte del cantiere c'è il PD, a contrastarlo c'è il PDL, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Quindi noi vogliamo porre questo elemento di distinzione, perché tra il dire e il fare ci sono di mezzo questi progetti di innovazione. Qui a Bologna, se non vedo in sala il vicepresidente Venturi, ma ci sarà sicuramente, qui ogni comune ha fatto un piano strutturale comunale assieme agli altri. Quello però che per noi adesso è la sfida futura è proprio mettere insieme, diciamo, tutte queste vocazioni territoriali nel progetto di città metropolitana, perché la legge prevede che Bologna sia una delle città metropolitane in Italia. Credo che nel futuro ci sarà sempre di più una legislazione anche mirata sulle grandi aree urbane del paese. Bene, noi possiamo accedervi a questa discussione o con approccio meramente istituzionale, cioè un'operazione di ingegneria istituzionale, oppure cogliendo l'occasione davvero di razionalizzare la pubblica amministrazione, di far sì che le vocazioni territoriali che abbiamo, provincia per provincia, area metropolitana per area metropolitana, possono arrivare a una sintesi, perché oggi la competizione, lo dicevamo anche 2 anni fa, ma a maggior ragione vale oggi, la competizione non avviene più singolarmente ma per grandi aree urbane. Io credo che Bologna, grazie anche all'iniziativa che ha assunto il sindaco Merola, possa essere pronta per ancora una volta dare il suo contributo nazionale ad una discussione così importante.